Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio fare la recensione di Star Wars Outlaws, nuovo titolo di Massive, edito da Ubisoft. E mi sono messo anche una magliettina, a parte i peli del gatto, dedicata addosso con Obi-Wan, bellissima tra l'altro. Per l'imprecisione, correggo, spada laser verde, quella di Obi-Wan sarebbe blu, ma lui non è Obi-Wan. Comunque, bando alle ciance, vi voglio parlare di questo gioco che ho avuto l'opportunità e la fortuna di provare in anteprima con una copia recensione chiave che mi è stata mandata da Ubisoft per il programma partner e io ringrazio di cuore Ubisoft per avermi concesso questa opportunità di provare appunto il gioco in anteprima. Gioco che non ha ricevuto la patch del Day One perché il gioco, lo sapete, uscirà nei prossimi giorni, se non erro dovrebbe uscire domani. Si parla di un bel titolo di Star Wars, che ora ve ne parlerò evitando qualsiasi tipo di spoiler, quindi anche dai video che vedrete montati ho fatto nella prima parte, nel primo pianeta, ho preso tutte le cose salienti per fare la recensione, sono arrivato a una ventina di ore, quindi posso parlarne bene anche della storia, però tranquilli, non vi rovinerò niente. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. All'inizio del gioco abbiamo un'introduzione che ci catapulta subito nella vera e propria ambientazione del gioco di Star Wars Outlaws. Vediamo questi sindacati della criminalità organizzata, come l'Alba Cremisi, quella di Kira, ad esempio Star Wars solo, e tra l'altro anche di Darth Maul, l'Alba Cremisi fondata da lui, e abbiamo altri sindacati come addirittura il cartello degli Hutt e i Pike, fra i principali. E questa introduzione è carina perché fa vedere che vengono tutti quanti riuniti a un tavolo delle trattative e poi succede la classica cosa, qualcuno tira fuori un blaster di troppo, li secca tutti quanti come per volersi imporre sugli ambasciatori di ciascun sindacato criminale e da lì iniziare una vera e propria guerra per contendersi l'ordine esterno. Perché vi ricordo che Star Wars Outlaws è ambientato non nel nucleo interno, Coruscant per farvi capire, dell'ambientazione di Star Wars, ma nel nucleo, nell'anello esterno, di cui appunto fra tutti i cinque pianeti che potremo visitare, cinque pianeti per la maggior parte sconosciuti o citati ogni tanto in qualche romanzo, ce n'è uno molto importante che è Tatooine, dove avremo a che fare appunto con gli Hutt. Le città sono molto vive e danno proprio l'impressione di essere un hub galattico, nel caso si scenda su una stazione orbitale nello spazio, o su un vero e proprio pianeta. Sono vive perché si vedono andare in giro razze che parlano fra di loro. Magari mi è capitato anche di passare accanto a qualcuno che parlava di me, di Cave S, di quello che avevo appena fatto. E appena mi sono avvicinato, mi sono appoggiato al muro per ascoltare, ovviamente azione scriptata, hanno abbassato la voce e se ne sono andati. Quindi è molto viva come ambientazione. Gli Stormtrooper che passano di pattuglia e parlano fra di loro mentre stanno a pattugliare. Il sindacato dei Pike che ti guarda dal balcone e dà un colpo di braccio all'altro e se ne vanno, insomma, è molto viva come ambientazione e la cosa bella è che all'interno di ogni città ci sono delle attività. Attività che sono cabinati di videogiochi, possiamo metterci a giocare a due o tre videogiochi differenti, molto semplice, però comunque fortemente in ambientazione Star Wars. E poi la cosa principale che a me è piaciuta è il gioco d'azzardo. Siete una criminale, siete una scoundrel, una, come era un po' Han Solo, una canaglia. Non potete non buttare soldi nei giochi, quindi c'è la corsa dei cavalli, vabbè, tipo cavalli, e poi la cosa più iconica di tutto Star Wars, romanzi e anche dei vecchi film, il Sabacc, il famoso gioco di carte con cui Han Solo ha vinto e ha, anzi, ha sottratto il Millennium Falcon dalle mani del suo amico storico Lando Calrissian. Ed è bellino perché le regole sono quelle che bisogna avere due carte in mano e la differenza tra una e l'altra deve essere più vicina a 0. Se avete un 5 e un 5 avete un sabacc in mano, perché il sabacc vale 0. Un po' le regole del gioco sono queste. Ed è bellino girare per le città e poter anche fare soldi o ci sono quest dedicate appunto a questi giochi. Il gioco è un titolo Ubisoft, o comunque lo ricorda molto da vicino, soprattutto nel classico Assassin's Creed, quindi ci sono molte parti ormai scontate, l'abbiamo vista anche in altri titoli come Jedi Fallen Order, ad esempio, dove quando ci avviciniamo a una parete di colore un po' giallognolo con una grata ci possiamo attaccare per scavalcarla e saltare per aggrapparci alle sporgenze. Quindi anche la fase di scalata non è
ampliate, complicate, hardcore come quella di un Assassin's Creed, però comunque abbiamo delle sezioni dove bisogna saltare, tirare il classico gancio per passare in mezzo a un baratro e poi saltare dall'altra parte del costone roccioso, insomma, il platform è quello classico, per quanto l'ho trovato un po' grezzo, perché tante volte non c'è un colore che identifichi una sporgenza, quindi veramente fino a che non saltate contro tutti i muri e non vi attaccate, è capitato a volte di essere dentro una stanza, aver visto in alto una grata di ventilazione, le condotte di ventilazione dove entrare nella base nemica del sindacato nemico e non sapere come arrivarci, perché non c'erano punti di riferimento. Poi, mentre stavo andando via, ho fatto un salto contro il muro e mi sono aggrappato. E ho detto, vabbè, poteva essere dichiarato un po' meglio. E poi il personaggio è un po' di legno. A volte, quando vediamo una roccia e ci saltiamo, non è che fa l'animazione per aggrapparsi e tirarsi su, ma tipo scivola e torna giù, scivola e torna giù. Quindi bisogna cercare un po' di, insomma, fare i salti mortali, ecco, a volte per arrivare in un punto. Però, comunque, il platform c'è ed è abbastanza normale, abbastanza divertente. I combattimenti per me, questa è una recensione, però una recensione cerco di essere obiettivo, però ci voglio mettere anche le cose giustamente che mi sono piaciute di più e di meno, un po' del mio. Il combattimento per me non è la parte principale del gioco, dico la verità, anche perché è molto semplice. Se cerca la copertura facendo una capriola con Ctrl e abbassandoci con C, io gioco dalla tastiera e mouse, si cerca una copertura e poi si combatte nemici. Nemici che hanno intelligenza artificiale zero, quindi dimenticatevi che provino a venirvi incontro e circondarvi, forse è successo una volta, ma per errore perché avevo fatto esplodere una bomba, una granata termica, quindi non succede un detonatore, non succede mai. E il combattimento però va bene, è carino, si può potenziare la pistola, si possono raccogliere tantissime armi, fucile blaster e tante cose, anche la balestra Uchi da terra. Però sono armi che non vi potete tenere. Sono le classiche armi che poi, scaricato il caricatore, gettate in terra perché la vostra arma è il blaster. Un po' nel classico stile di Han Solo che potete potenziare tutto quanto. Le altre armi le usate contro il nemico, però finito il fight le perdete. Quindi dimenticatevi di portarle dietro. E il combattimento è abbastanza interessante, però secondo me la parte che a me personalmente è piaciuta un po' di più, non che sia fatta meglio, però che ci sta più. Perché non siete un Jedi che potete ammazzare 100 persone, siete una ragazzina che tra l'altro è anche simulato bene il fatto che parte inconsapevole del suo potenziale e piano piano poi ne prende un po' coscienza di essere un contrabbandiere, no? Quindi non sa fare niente inizialmente, anzi è anche molto timida Cave Vess. E appunto questa cosa viene rappresentata meglio dalle fasi stealth. Dalle fasi stealth dove appunto dovremo nasconderci, poi anche combattere, però ci sono alcune zone dove se vi sgamano, se vi scoprono, avete fallito la missione, la dovete rifare, quindi lì dà veramente il massimo. E la parte stealth per me è fatta un pochino meglio. Cosa dite? È una, no, cacciatrice, fa anche un po' da cacciatore di taglie, però per la maggior parte una canaglia, quindi un personaggio, una mercenaria, un po' alla Han Solo all'inizio in episodio 4. Lei ha un attrezzo che lo sbloccherete all'inizio del gioco, che è una specie di chiave che le tiene come fermacapelli qui dietro, che quando la tira fuori ricorda un po' tipo una specie di chiave inglese, di cacciavite o qualcosa del genere, che userete per scassinare le aperture elettroniche. E il minigioco è carino, però molto semplice, non vi aspettate Skyrim o cose più complesse. Praticamente si accendono due lucine, di solito una gialla e una blu, o una rossa e una blu, e dovete andare al tempo, al ritmo. Quindi sentite che so. Bip bip, bip bip, e voi dovete premere quando fa il bip bip. Quindi se premete troppo presto le luci non si accendono, però anche qui io avrei fatto un sistema di allarme, che quando lo fallite dopo la seconda volta parte un allarme e vi arrivano tutti addosso, invece lo potete fallire 100 volte e non succede niente. Diventa fondamentalmente, diventa una cosa molto meccanica, però va bene, carina e ci sta. Occhio a farlo quando vi stanno pattugliando perché il gioco va avanti, non è che si ferma. Quindi nel frattempo, come il salvataggio di Alien Isolation, che se salvate mentre vi sparano vi ammazzano, qui è uguale. Se vi stanno rincorrendo, sparando e andate a fare questo minigioco, vi folgorano. Anche qui vi do un piccolo assaggio per non farvi spoiler, perché c'è legato qualcosa della storia di molto carino alla nave e al primo viaggio nello spazio. La nave, la Star Blazer, è una nave da contrabbandiere, quindi è un modello anche abbastanza sofisticato, ma unicamente da contrabbandieri, bene armata con dei missili e tutto, e la parte in nave del gioco è un archeidone. Quindi non c'è simulazione, non c'è niente. Dimenticatevi addirittura di potervi fermare e girare la nave a piedi, quello lo fa soltanto Star Citizen.
non lo fa nessun altro gioco, però comunque è carina. È il classico arcade alla X-Wing versus TIE Fighter, alla Rogue Squadron, o anche all'ultimo gioco che è uscito della IA qualche tempo fa, di Star Wars, che battaglie spaziali, che non ha avuto poi grandissimo successo. È carina la parte nello spazio, è una parte di combattimenti arcadona in terza persona fatta con la nave, e quando dovete scendere sul pianeta, partire da un pianeta o abbordare una stazione spaziale, quindi passare alla fase a piedi, il vero fulcro e cuore del gioco, ci sono dei caricamenti mascherati. Non è il gioco della Bethesda Starfield, dove schermata nera caricamente vi ritrovate sul pianeta, orribile, orribile, ma si vede proprio la nave che entra nel pianeta, piano piano va nel banco di nubi e atterra. Non è un filmato, è tutto in tempo reale. Non la potete pilotare, nemmeno quando entrate nello spazio in atmosfera, però vi dà un po' l'impressione, no? Di essere voi al controllo, comunque maschera il caricamento, e l'ho trovata una cosa molto carina. Nello spazio si combatte con i nemici, arrivano delle missioni anche puramente spaziali, o si va in giro per lo spazio premendo il tasto V dello scanner e del radar per trovare casse e reliti abbandonate da portare a bordo per modificare e potenziare la propria nave. Avete a bordo una moto, che anche quella è potenziabile. Le cose da potenziare nel gioco sono il blaster, la moto e la Star Blazer, la nave. Avete questa moto che praticamente vi porta in giro per tutti quanti i pianeti. Non tutti tutti, perché alcuni pianeti sono unicamente città, macro città, immense su più livelli, però sono città, quindi non potete girare in città in moto, ve la disattiva, ma nella maggior parte dei pianeti, come Toshara, il primo, lo girate direttamente in moto, e non soltanto, anche Tatooine. Quindi lì girerete in moto, ed è una moto semplice, un classico speeder bike di Star Wars, molto carina come moto, e che tra l'altro potete anche potenziare per dargli, che ne so, uno sprint più veloce, una miglior manovrabilità. E le parti forse in moto sono quelle meno riuscite, ovvero se la usate come mezzo per spostarvi velocemente, sì, a volte vi attaccano i nemici dei sindacati rivali, di solito i Pike, vi attaccano e vi dovete difendere, lì non è fatto tanto bene, sono sincero, però è un mezzo per spostarsi velocemente, evitando tutti i caricamenti orribili di Starfield, che ora ha sbloccato la macchinina, quindi è qualcosa che serve da un punto A a un punto B. Spreco una parola in più per parlarvi del Zabak, perché è una cosa che a me ha incuriosito molto ed è piaciuta particolarmente. Io avrò buttato, uno scherzo, avrò giocato 20 ore, 2 le ho buttate al Zabak, anche perché poi a un certo punto lo dovete fare per forza. Non è molto ampliato il discorso come ad esempio il Gwent di The Witcher 3, perché lì potete giocare con chiunque. Questo è un gioco più indirizzato, però ogni città ha uno o due tavole del Zabak, più magari anche una bisca clandestina. E il Zabak serve per sbloccare cose nuove e anche per fare tanti soldi, oppure per entrare nelle grazie di qualche signore della malavita. E il Zabak è interessante perché, ve l'ho detto, è un gioco veloce dove avete due carte in mano e ce ne sono altre due coperte da pescare sul tavolo e altre due ai lati, che sono quelle che il giocatore alla vostra sinistra, perché gira in senso orario, ha scartato. Quindi due carte scartate dagli altri e due coperte. Quando tocca a voi potete pagare una monetina e prendere o una delle due carte scoperte o una delle due coperte. Le carte sono sempre gialle sulla sinistra, rosse sulla destra e sono praticamente speculari. Hanno un valore che va da 1 a 6, mi sembra. E se voi avete una carta 6 e una carta 4, 6 meno 4, la differenza è 2, avete un punteggio di 2. Vince chi fa Sabak, che è 0, o chi si avvicina di più allo 0. Quindi se tutti gli altri, quello ha in mano un 3, quello ha in mano un 4, e voi avete quello in mano, boh, non lo so, un 4 anche lui, e voi avete in mano un 2, cioè un 4 meno 2, 2, avete vinto. Però ovviamente chi ha il Sabak in mano va avanti. C'è un tipo di, non mi ricordo come si chiama, però di Sabak speciale, che si fa con una carta speciale, una specie di jolly che vi può uscire in mano, che ha un Zabak ancora più forte, perché nel caso tutti abbiamo un Zabak, si va a fare la conta di chi ha il Zabak con le carte più alte, nel caso anche lì non ci fosse un vincitore, vince quello ovviamente che ha il Zabak, la versione più grande. Ed è molto interessante il Zabak, ve l'assicuro, giocatevi, perché è una parte molto attraente dell'ambientazione. La reputazione è il fulcro, insieme al Zabak, l'ho già detto mille volte, è la cosa che mi è piaciuta di più fondamentalmente, il fulcro di Star Wars Outlaws, perché la reputazione è quella che ci rende quello che siamo e ci va a spianare la strada verso il punto finale. Sia chiaro, la storia non cambia, però a seconda, è quello che vi porterà a fare più run, a seconda della reputazione che avrete,
I nemici vi daranno la caccia, siete odiati dagli Hutt, ogni volta che un sicario degli Hutt vi vede vi spara, oppure non potrete entrare nei loro covi. Entrando nel loro covo ci potrete entrare comunque a volte di sgamo, però se vi beccano è finita, ma non interagire con i vendor, perché se diventate famosi con gli Hutt, ad esempio, potete prendere una specie di armatura di Sabine Wren, quindi da Mandalorian, perché altro da cacciatore di taglie, e potete entrare a avere a che fare, spendere e comprare con i loro vendor, che i vendor sono privati e vendono cose private che gli altri vendor non hanno. Quindi entrare nelle grazie di un sindacato, non solo potrete entrare nelle loro zone, ma a parte i loro vendor vi daranno anche equipaggiamento speciale, missioni speciali, quindi sbloccate missioni che magari con gli altri non avreste, e in più vi danno missioni principali, secondarie, che se no non vi darebbero. Quindi comunque è importante la reputazione e le potete alzare tutte quante. Potete anche essere a livello buono, eccellente con tutti. Io al momento, attualmente, quando faccio questa recensione, sono con l'Alba Cremisi, sono eccellente, con gli Hutt sono buona e con un'altra, di cui non vi dico il nome, molto orientaleggiante, che non l'avevo mai vista, onestamente, su Star Wars, o forse non me la ricordo, sono buona. Con i Pike sono scarsa, odiata, quando mi incontrano a giro mi attaccano, soprattutto nello spazio. Però ci sono delle parti di gioco un pochino pilotate e scriptate, dove ad esempio una missione principale del gioco, non la potete saltare, per andare avanti nella storia, vi dice per l'Alba Cremisi andate a rubare ai Pike, ed è normale che quando la farai salirà la reputazione con l'Alba Cremisi e scenderà con i Pike. Però a volte bellino ci sono delle missioni invece secondarie aperte, dove alla fine ti dice... Vuoi rubare l'oggetto e riportarlo ai Pike o lo vuoi portare agli Hutt? E lì sei te che decidi. Ed è bellino, perché lì un po' la storia cambia. La storia che fate, il finale no, il finale è sempre quello. In conclusione, questo Star Wars Outlaws, che io ricordo e ringrazio di cuore Ubisoft ad avermi offerto questa copia per la recensione, io è già tipo 5 giorni che ci sto giocando, la copia review della stampa, quindi ringrazio Ubisoft per avermi accolto nel programma Partner, è un bel gioco. È un capolavoro? No, neanche lontanamente. È un bel gioco? Sì. Vale la pena di essere acquistato a prezzo pieno? Sì. Mi piacerà essendo un fan di Star Wars? Assolutamente sì. Ma se cercate Jedi, ribellione che fa la guerra all'impero e cose del genere, non è il gioco che fa per voi. Perché è un gioco, sì, d'azione, però anche le parti stealth. È bello vedere crescere il personaggio e per una volta fregarsene della ribellione che fa la guerra all'impero e soprattutto di questi Jedi e, vabbè, Sith, non ce ne sono, l'Imperatore e Darth Vader, però comunque degli usufruitori di forza. Quindi è bello, vi fa scalare proprio veramente, vi sentite di cuore Han Solo, un novello Han Solo nel corpo di Kay-Vess che fa questa missione, varie missioni per diventare famose e farsi conoscere nei vari sindacati. Alcune dalla dubbia morale, perché ci sono anche scelte un po' cattivelle, però comunque un gioco alla portata di tutti, e se volete vivere un'avventura di Star Wars originale, con tantissimo rispetto dei film, dell'ambientazione dei libri e anche dell'Alta Repubblica, sicuramente molto più di The Acolyte, consentitemelo, è il gioco che fa per voi. Quindi, non è un capolavoro, magari verranno in futuro titoli più belli, però se siete fan di Guerre Stellari, strano, l'ho chiamato Guerre Stellari, di Star Wars, e vi piace il film Solo, o Rogue One, o comunque un personaggio scoundrel alla Han Solo, una canaglia, vi piacerà da morire e non vi ci staccherete più. Quindi consigliato assolutamente sì, a chi cerca un gioco innovativo no, non lo troverà, ma chi ama l'ambientazione di Star Wars e cerca un titolo particolare, assolutamente l'ha trovato. Ci si stacca un po' da Cal Kestis, Jedi e quant'altro. Molto interessante, provatelo e per me è passato a pieni voti. Ciao a tutti, alla prossima!